There's no place I'd rather be. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video che mi avete richiesto veramente in tanti. Oggi ragazzi siamo tornati qui con la serie che avevamo avviato qualche settimana, giorno, boh non mi ricordo fa, che era quella tipo di 20 strati. Ho visto che il video della Black Mask vi è piaciuto tantissimo, ha superato grandiosamente le 200.000 visualizzazioni e mi fa strapiacere vedere che questa serie vi piace, perché anche per me è molto molto divertente. Oggi ragazzi sono qui tornata per portarvi un 20 strati di fondotinta. Mi sono armata di due cosine di fondotinta e una spugnetta, e oggi ragazzi sono qui per fare 20 strati di fondotinta. Per questo video raggiungiamo almeno i 25.000 like e scrivetemi qui sotto dei consigli su cosa mettermi la prossima volta su questa faccia, tipo 20 strati di, e poi mi scrivete quello che appunto volete che nel prossimo video io porto. Detto questo niente, io direi subito di iniziare perché fa caldo e fa caldo. Ok, questo ragazzi è il primo strato di fondotinta. Ok, come primo strato ragazzi può andare abbastanza bene, anche se questo fondotinta non è il fondotinta che utilizzo io, perché come potete vedere questo è abbastanza chiaro e non è proprio uguale alla mia pelle, proprio per niente. Mi sembra una mummia. Secondo strato. Mummie d'Egitto, levatevi proprio, arriva da si visciova la sua pelle color morte. Poi raga, molti mi chiedono: ah, Rimi, ma te sei marocchina? Oppure cose così. Cioè, raga, no. Una persona che ha la pelle così non è che è per forza straniera o comunque cose così. Sono italiana e dalla parte di mia mamma sono bulgara. Niente attaccato ai marocchini. E no, non sono stata adottata. per chi se lo chiedesse. Tanto ragazzi può vedere la differenza tra le mie labbra e la mia faccia. Siamo ancora al secondo strato. Come... ho messa troppo. Come terzo strato. Oh signori, niente, non ho messo troppo. Questo è il terzo. Non famo scherzi, per favore. Terzo strato messo. Ragazzi, la mia faccia è sempre più bianca. Oh mio Dio. Quarto strato. Che poi, raga, ho letto un botto di commenti sotto all'ultimo video, quello lì della Black Mask, che vi lascio il link sotto la descrizione, qui nelle schede, perché qualcuno diceva: sì, ma quella non era la Black Mask. Ragazzi, era la Black Mask, ma siccome avendo messo troppo, e ripeto, troppi strati, troppi, troppi veramente, ormai la maschera è diventata un grigio, non era diventata nera. Però vedete, quando si è asciugata è diventata completamente nera. Devo rispondere a questa cosa perché alcuni si sono chiesti: sì, ma questa non è la Black Mask. Quarto strato messo. Ragazzi, voi non potete capire, le mie sopracciglia sono bianche. Voi non potete capire quanto caspita fa caldo questa cosa. Cioè, capisci, già uno strato fa caldo e immaginate al quinto strato. Sesto strato. Ora ragazzi metto un pochino ad asciugare, perché se no fa la stessa fine della Black Mask. Cioè raga, non so se riuscite tipo a vedere la mia pelle, cioè, a parte le mie labbra. Cioè raga, la pelle, cioè è lucida. Cioè raga, sembra che sono andata a lavorare in fabbrica. Mi sembra tipo strasudata. Che angoscia. Notare sempre, raga, la differenza tra mano, cioè braccio e pelle. Poi le mie sopracciglia ormai sono colorate. Lascio il ventilatore acceso e parto col sesto strato. No, questo è il settimo. Vabbè raga, facciamo una passata per il settimo. Credo che sia il settimo. Ottavo strato. Nono strato. Decimo strato. Undicesimo strato. Dodicesimo strato. Tredicesimo strato. Io non so che dire. Se non raggiungiamo 25.000 like ve mangio tutti. Cioè raga, la spugnetta vedete che pesa. Quattordicesimo strato. 19 agosto faccio queste cose.
quindicesimo strato, ragazzi, e ne manca soltanto 5 per finire questo bellissimo video. Ragazzi, tanto la mia faccia è impressionante. C'è presente Trump? Siamo uguali. Cioè, guardate il mio collo, le mie spalle, il mio braccio e la mia faccia. Padre, signore onnipotente, che sei nei cieli. Sedicesimo strato di fondotinta. Secondo me, ragazzi, non si toglierà mai. Cioè, rimarrò Trump a vita adesso. Cioè, rimarrò così. Oggi, ragazzi, sarò la fiat Trump. Guarda proprio nella versione. Levatevi tutti. Sono sua figlia. Fatemi entrare nella Casa Bianca. Diciassettesimo strato, meno 3, ragazzi. Meno 3. Meno 3 strati. Vi giuro, non ce la faccio più. Non potete capire, raga, quanto, caspita, prude questa faccia con 17 strati. Diciottesimo strato. Dai, dai, ne mancano solo 2. Ne mancano solo 2. Ne mancano solo 2. Tanto faccio impressione, raga, con tutta questa maschera. Sembra tipo quelle là che si sono fatte 20 lampade. Ok, raga, siamo quasi alla fine. 19esimo strato. Quindi questo è il penultimo strato di fondotinta. E poi, raga, ci sarà il 20esimo, che sarà quello appunto finale. Raga, guardate i miei occhi tutti bianchi, bianchi. Poi la mia pelle. È impressionante. E per finire, 20esimo strato di fondo. La faccio io a base sonora, se no dopo, raga, mi metto nel copyright. Finito. Questo, ragazzi, è il risultato di 20 strati di fondotinta. Io, raga, sempre stata una di quelle ragazze che omge vive il fondotinta, anche se la mia pelle è abbastanza scura e non ho niente da coprire perché non ho brufoli o bolle. Perfect asset, diciamo che in questo momento mi sento appiccicosissima. E adesso, ragazzi, proviamo a fare una cosa. Prendiamo questo fazzoletto. Cioè, io tutto questo tempo l'ho sprecato a mettermi sta cosa e adesso devo pure toglierla. Beh, ragazzi, vi rendete conto? È troppa. Cioè, raga, veramente non ho parole. Cioè, raga, guardate, in due passate. Non ho parole, ma ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. La mia faccia è ancora strappiccicosa e piena di fondotinta. Quindi adesso vado diretta in doccia. I've seen you. Se vi è piaciuto, ragazzi, questo video, aggiungiamo i 25 like. Vi ricordo di stalkermi su tutti quanti i social network. Link sotto la descrizione. Se sono iscritti, iscritti, anche più belli. Niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, vi spero che vi piaccia. Ciao, belli. Ciao, ciao, ragazzi. Ci vediamo alla prossima avventura. Insieme. Ciao. No, devo smettere di imitare di me. Non sono figa come lei.